Ciao ragazzi e bentornati su Itinerari di Pesca. Quest'oggi, come vedete, la telecamera è fissa, non sballonzolo perché è un racconto. È un Nico risponde. Vi dirò la mia avventura e voi poi mi racconterete nei commenti la vostra. Quest'oggi l'avventura di cui vi voglio parlare riguarda un argomento che mi avete chiesto su Instagram e su Discord. Vi ricordo che potete votare le idee di pesca e tutorial tramite questi due social settimanalmente, con le votazioni che prendono il via tramite il Fishing Breaking News che esce ogni domenica. La domanda che mi avete posto quest'oggi è: hai mai tradito la pesca? Beh, nel mio caso sì, l'ho tradita parecchie volte, ma alla fine ha sempre vinto lei. Questo perché io nella mia vita di pescatore sono partito da piccolissimo insieme a mio padre, insieme a mio zio, ci sono i video dove spiego comunque come ho iniziato a pescare. Poi sono arrivati dei momenti in cui magari la scuola, lo sport e tante altre cose si sono interposte fra me e la pesca. E purtroppo credevo che fossero più importanti. Alcuni esempi: quando era il periodo delle scuole medie, superiori, elementari andavo a pesca, medie e superiori magari ci andavo molto meno, non ci andavo perché c'era uno sport, il calcio, nel quale ero piuttosto bravino, arrivai fino in serie C2 e portava via veramente tanto tempo, ci voleva tanto impegno, e quindi se dovevo accantonare qualcosa fra lo studio, la pesca e lo sport che stava crescendo sempre di più, abbandonai la pesca per alcuni anni, senza però rendermi conto di una cosa importante che vedremo dopo. Una volta che smisi di giocare a calcio perché mi sono fratturato entrambi i menischi e ero zoppo, ora poi mi sono ripreso, ho ricominciato a pescare, ma è arrivata un'altra cosa. Sì ragazzi, la patata. E non avevo fidanzate che venivano a pesca con me, avevo poco tempo fra lavoro, studio e quant'altro, e quindi ragazzi, tira più un pelo di che un filo del 50, e anche lì abbandonai la pesca. L'ultima volta che l'ho abbandonata è stato un abbandono veramente lungo di quasi 10 anni, interrotto da cosa? Da itinerari di pesca. Abbandonai la pesca perché problemi sul lavoro, problemi nella vita privata, convivenze andate male, insomma una serie di cose che non erano proprio comodissime da gestire. E quindi chi lo trovava il tempo per andarsi a divertire a pesca? Ma dimenticavo una cosa fondamentale, che proprio la pesca mi avrebbe salvato. Sì, perché una passione forte come questa, come la pesca sportiva, ti aiuta a staccare da tutto, a staccare dal mondo. E quindi ho ricominciato. E ho ricominciato grazie a Veronica? No, ho ricominciato da solo. Poi dopo un paio di volte è venuta anche Veronica e da lì è nato Itinerari di Pesca. Come vedete adesso ne sto facendo, oltre che una grande passione, anche un lavoro. Perché come vedete Itinerari di Pesca ha creato azienda, stiamo cominciando a fare i nostri prodotti, le nostre realtà, la nostra tessera, insomma sta diventando un lavoro. Perché? Non tanto perché Itinerari di Pesca mi deve dare il pane, quanto piuttosto il mio lavoro principale, quanto piuttosto per poter mandare avanti questo progetto che richiede tante spese e tante risorse. Ma credo e spero che non tradirò più la mia amica pesca sportiva, perché è proprio lei che mi dà la forza di fare tutto il resto che faccio nella mia vita. Detto questo ragazzi, sarei molto veramente felice di vedere qua sotto nei commenti il vostro punto di vista, la vostra avventura e come voi avete visto nella vostra vita la pesca sportiva. Naturalmente mi aspetto Ivano, mi aspetto tutti quei pescatori diciamo un po' più old, bigagli, che hanno fatto della pesca un qualcosa per cui hanno dato tanti anni della loro vita, e quindi capire anche loro come l'hanno gestita e vederla dal punto di vista invece che sono io, di un pischello in questo caso. Detto questo ragazzi vi saluto, vi ricordo che se il video vi è piaciuto già sapete quello che ci piacerebbe che faceste, e vi ricordo come sempre il nostro motto: catch and release.